Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti, Ciao! ciao, In un orario benvenuti, improbabile. sì, benvenuti all'inaugurazione di questo anno associativo con It Comics. Iniziamo così, rientro dalle vacanze e iniziamo con questo argomento che sta un po' muovendo i social in queste poche settimane. Stanno accadendo belle cose, insomma. Allora, prima di cominciare, appunto, ricordiamo che It Comics è un'associazione culturale che si occupa della divulgazione della cultura del fumetto e che noi, appunto, per fare questi incontri, per fare tutte le attività, sosteniamo dei costi. Quindi, potete supportare tutte le nostre attività facendo una donazione. Ecco qua, ciao Alon, ciao, benvenuto, grazie, che bello che ci stiamo rivedendo un po' tutti dopo queste vacanze. Allora, Esatto. ricordiamo con il nostro sito, quindi Che itcomics.com. naturalmente, come sempre, Rosa aveva preparato in largo anticipo e infatti lo vediamo subito presentarsi. Niente, Cosa? il sito, eccolo qua, è Eccolo arrivato. qua, questo è il nostro link. Condivido anche, aspetto un attimo, lo schermo. Io dico Così due faccio cose vedere un mentre attimo il Rosa. Ok. sito, così Mentre. facciamo vedere che cos'è, come ci potete sostenere. Quindi acquistando la stampa in tiratura limitata di Enrique Breccia, le Enrique Breccia! copie di Errore Mondo, Amanti, Il cassetto dei sogni, Insomma, Iosif. tutti i titoli per ogni Sì, necessità e gusto e sì, fabbisogno di sì. letture. Ecco, e poi anche presto appunto ritornerà anche un nostro caro amico a cui siamo molto affezionati, per chi ancora non lo Stiamo conoscesse. preparando nuove cose, anche perché tutte queste cose che voi vedete non servono soprattutto a realizzare comunque eventi, incontri e in questo caso mantenere anche il canale per creare proprio Sì. questi, queste, insomma, questi Questi momenti, momenti no? Di di incontro, di approfondimento, sì. approfondimento. Esatto, una cosa che vorrei dire sul nostro canale. Perché ce ne sono tanti comunque legati al fumetto, per cui ben vengano, insomma, più si parla di fumetto e meglio è per tutti e anche per noi che lo facciamo e lo realizziamo. Però noi ci teniamo a specificare che sì, ci occupiamo anche della parte di intrattenimento, però fondamentalmente ci vogliamo concentrare sulla cultura e l'approfondimento, anche dal punto di vista dell'aspetto più professionale. Per questo motivo noi probabilmente risulteremo magari più noiosi per certi aspetti, ma fondamentalmente non è così. Ma andremo a scavare, come in questo caso, volevamo proprio iniziare con questa prima puntata a parlare di AI, cioè ovvero Sì, l'intelligenza artificiale. bene, e quindi a questo Però per punto. parlare di intelligenza artificiale, l'idea era quella di inizialmente pensavamo di coinvolgere autori e colleghi che comunque si sono interessati all'argomento, tant'è che io ho scoperto appunto l'avvento di questa tecnologia tramite un post di Paolo Barbieri, che è un illustratore molto bravo e conosciuto penso da parecchi, su questo, per le sue Sì. preoccupazioni, diciamo, dell'avvento di questo, chiamiamolo in questo momento, intelligenza artificiale, di questa intelligenza artificiale che era il principio della fase beta, diciamo, la prima partenza. Da lì, facciamo, siamo passati 15 giorni, già abbiamo visto notevoli evoluzioni. Quindi abbiamo voluto iniziare il programma parlando con una persona che fosse competente di intelligenza artificiale, non un illustratore e un disegnatore, ma ne avremmo altre idee di portare avanti questi incontri, e poi discutendo, chiacchierando anche fra detti lavori per sapere cosa ne pensano e cosa immaginano per il Sì. futuro di questo. Quello che verrà fuori, insomma, dopo questo caos tecnologico. Intanto chiamiamo subito Il Claudio nostro Umana. Esatto, esperto. non che è appassionato di fumetti, perché sennò non avrei conosciuto mai. sì. Ciao Claudio. Buonasera a tutti, Benvenuto, ciao, e grazie Claudio. per i complimenti per l'esperto, diciamo. Beh, Sicuramente più di noi. sicuramente più di noi. Allora, intanto ti presenti, Claudio, così sentiamo un po' Sì, perché allora sei io esperto. sono Claudio Umana, sono diciamo, un appassionato di tecnologia, sono per background un informatico, sono laureato in scienze dell'informazione, quindi ramo scientifico di informatica,
E uno degli argomenti, anzi l'argomento principale della tesi che ho fatto un bel po' di anni fa, proprio sull'intelligenza artificiale, è quello che poi vedremo, sono le reti neurali che ora sono molto in voga. Tanto per anticipare l'introduzione che farò, sono argomenti teorici che ho fatto negli anni 90 del secolo scorso, quindi per rendersi conto che quello che si sta discutendo adesso non è roba nuova, per virgolette, è nuova nella realizzazione che ora il pubblico, il comune può usare. Okay. Detto questo, lavoro in un settore che è sempre dell'information technology, però mi tengo aggiornato su queste tecnologie perché sono anche, insomma, è la mia formazione. Okay. Detto questo, non sono un ricercatore, tanto per chiarire, okay? Sono uno che è appassionato di queste tecnologie, che le ha studiate e le ha applicate in tempi passati e si continua ad aggiornare. Detto questo, se volete posso cercare di chiarire alcuni concetti che sono in voga al giorno d'oggi sull'intelligenza artificiale, che sono tema del vostro ambito lavorativo, proprio per la cosiddetta polemica che è nata da poco per Midjourney. Io ti chiedo solo una cosa, ti blocco un attimo per chiederti, perché poi ne abbiamo parlato. Allora, sì. L'intelligenza artificiale, lo studio dell'intelligenza artificiale nasce, o comunque è più, molto più vecchio di quanto possiamo immaginare? Sì, sì, le prime, infatti, nell'introduzione dirò che nasce ufficialmente come definizione di intelligenza artificiale nella seconda metà degli anni 40 del secolo scorso. Si inizierà a citare il termine intelligenza artificiale, okay, quindi è una cosa non nuova. Chiaramente gli strumenti informatici sviluppati per essere almeno teoricamente efficaci non sono degli anni 40, sono di almeno 20 anni dopo, ok? Però alcune basi sono comuni e sono sempre le stesse, perché a differenza di altre discipline scientifiche, quella dell'intelligenza artificiale non c'ha una base teorica, ma è una base tecnologica su considerazioni empiriche. Cioè, proviamo a replicare il funzionamento di un neurone del cervello. Che succede? Proviamo a replicare la logica dei predicati che viene usata nel linguaggio. Cosa succede? Quindi però non c'è una base teorica su cui si fonda il prodotto dell'intelligenza artificiale. Sta cercando in alcuni rami di intelligenza artificiale di far questo, proprio è tema degli ultimi anni, all'MIT stanno cercando di formalizzare teoricamente le strutture delle reti neurali, perché attualmente non ci sono, vengono create a tentativi sostanzialmente. Okay. Però questo è un dettaglio, ecco. Se volete posso iniziare a fare questa introduzione velocissima, vai, per poi discutere per l'aspetto che è al vostro campo. Allora, il primo elemento da considerare è che valore dare alla definizione di intelligenza artificiale. Cioè, cosa si intende per intelligenza artificiale? Allora, se facciamo un discorso sostanzialmente da luogo comune non usciamo fuori, quindi è meglio dare già una definizione, almeno, e vedete quanto è ambigua, però legata a un contesto tecnologico. Quindi l'intelligenza artificiale è quella branca dell'informatica che si prefigge, attraverso strumenti software e hardware, di creare alcune funzionalità che sono riconducibili prettamente a capacità umane, o diciamo di esseri viventi, perché per esempio, sapere individuare una preda e inseguirla non lo fa solo l'uomo, lo fanno anche gli animali. Quindi è una di quelle funzionalità ad alto livello di esseri, diciamo, intelligenti, ok? Quindi questo è il primo fine. Quindi cosa vuol dire? Cercare di implementare, magari pensare razionalmente, agire razionalmente, pensare in maniera, come si chiama, in maniera analoga a quello che fanno le persone e agire come fanno le persone. Però chiaramente, come vedete, una definizione molto, molto ambigua, ok? Gli stessi termini intelligenza e artificiale sono molto ambigui, e quindi bisogna stare molto attenti, perché a livello filosofico alcuni termini non sono stati ancora definiti, però vedremo un po' più avanti nel discorso, fra un minuto sostanzialmente, di circoscrivere meglio il contesto. Intanto partiamo, appunto, come diceva prima Fabiano, dalla storia. Si parte inizialmente da uno dei padri dell'informatica, che è anche uno dei padri in qualche maniera sui ragionamenti dell'intelligenza artificiale, ovvero Alan Turing, che nel 1936 ideò appunto il suo studio in cui si va a delineare
la definizione di macchina universale di computazione, ovvero quello che oggi è considerato come computer. Quello che fa Turing è ne definisce una sintesi matematica e informatica, quindi, che è il minimo comune denominatore per il quale si può dire allo stato attuale delle conoscenze che non c'è nessuna macchina esistente attuale che è superiore al modello di macchina di Turing ideata negli anni 30 del secolo scorso. Tanto per capire questo concetto, pensate che la macchina di Turing è semplicemente, concettualmente, un nastro infinito scrivibile, tipo un nastro magnetico usato nelle cassette musicali di qualche anno fa, una testina che legge un settore del nastro e che va a sinistra, a destra sul nastro, cioè si muove sul nastro, quindi legge, scrive e si sposta, basta, non fa altro. Ecco, questo modello matematico di computer, che si chiama macchina universale di computazione o macchina di Turing, è potenzialmente potente quanto qualsiasi macchina esistente al giorno d'oggi. L'unica differenza è che una macchina di Turing per calcolare un qualcosa magari impiegherebbe milioni di anni, una macchina di adesso impiegherebbe 5 minuti. Però concettualmente, potenzialmente, fanno le stesse cose. Ok. Perché è importante capire questo? Perché il concetto di macchina che elabora si conduce al concetto di cos'è una macchina intelligente e artificiale. Ok. Però ci vediamo, ci torneremo. Negli anni 40, appunto, ad opera di ricercatori come McCallum e Pitt, iniziano a costruire il primo neurone artificiale, basandosi sugli studi di allora delle neuroscienze che in qualche maniera iniziavano a capire come funziona un neurone, cioè un qualcosa che riceve stimoli dall'esterno, se questo valore di stimolo supera un certo valore di soglia, si chiama, emette un impulso elettrico che viene propagato a valle della rete neurale, fanno una modellizzazione informatica di questo neurone, si chiama il neurone artificiale. In funzione di questo, senza fare chiaramente ricerche convenienti, la prima cosa che si scopre è che con queste reti neurali, già allora, questo parlando anni 40 del secolo scorso, le reti neurali erano in grado di riprodurre qualunque comportamento dell'elettronica digitale, quindi le porte AND, NOT, NOR, eccetera. Quindi vuol dire che a livello funzionale potevano già fare quello che facevano i computer basici di allora. Stiamo parlando anni 40, che erano macchine a valvole, sostanzialmente, non c'erano i microprocessori come adesso, però quello che importa è concettualmente cosa un qualcosa può fare. Quindi non bisogna mai indicare a questo qualcosa non lo fa e quindi è un sistema che è morto. No, perché, come dicevo prima con la macchina di Turing, la potenzialità di un sistema non è legata a quello che tu vedi in quel momento. E lì sta anche la capacità di sfruttare quel tipo di soluzione tecnologica. Però per andare avanti col discorso, sempre in quegli anni, quello che si riuscì a capire è che già con questi strumenti informatici di quegli anni si era in grado di scrivere programmi che iniziassero a gestire l'elaborazione della logica dei predicati, cioè i cosiddetti sistemi di inferenza e di sistemi deducibili che ad esempio sono usati per la dimostrazione di teoremi matematici. E già queste dimostrazioni che dimostravano, si potevano dimostrare i teoremi matematici, siamo già agli anni 40, sempre del secolo scorso. In una conferenza del 46, mi sembra, proprio in quegli anni si iniziò a parlare di intelligenza artificiale. Già Turing parlava di esseri artificiali, ma non come concetto di intelligenza artificiale, ma come concetto che si poteva definire un test, questo più che altro per polemica con l'ambiente scientifico di allora, in cui dicevano, sì, ma la macchina cos'è? Il cervello non può fare quello che fa una macchina e così via, e lui diceva, attenzione, che se io creo una stanza in cui se io dall'altra parte vi creo un sistema artificiale e voi con delle domande non riuscite a distinguere se è un umano o no, per me vuol dire che il sistema artificiale ha assunto la sua funzione. Ora non entriamo ora chiaramente nei dettagli filosofici di controrisposte, obiezioni, sono con 80 anni che si sta discutendo del cosiddetto test di Turing, però sostanzialmente è questo, il fatto che uno non si accorga di una differenza, qualche valenza ce l'ha in maniera assoluta al mio discorso? Probabilmente no, però vado avanti col discorso. Dopo questo elemento storico c'è da chiedersi, ma l'intelligenza artificiale è uguale
in ogni contesto applicativo, diciamo così, in ogni ambito. Allora, la prima differenziazione che si fa, soprattutto per gli obiettivi di intelligenza artificiale, è quella di dividere l'intelligenza artificiale forte da quella debole. Quella forte ha come, diciamo così, finalità principale, che è molto, molto, diciamo così, audace, diciamo, per non dare un termine riduttivo, quello di riprodurre in toto un sistema artificiale che sia equiparabile al cervello, e quindi implica in sé anche l'elemento della coscienza, qualunque cosa voglia dire la coscienza. Okay? Invece l'altro ramo, l'intelligenza artificiale, meno ambiziosa in qualche maniera, o meglio più con i piedi per terra, da lì però non voglio entrare nel merito perché ci sono gli scontri di religione su questi argomenti qui, è quella cosiddetta appunto intelligenza artificiale debole, nel quale si circoscrivono solo alcune funzionalità che sono tipiche dell'essere umano, ok, e si prefigge di riprodurle, tipo la capacità di riconoscere, la capacità di fare predizioni, di risolvere alcuni tipi di problemi e così via, ok, senza che sia, diciamo così, necessaria una forma di coscienza reale, ok, qualunque cosa si intenda per coscienza, ovviamente, perché il problema è questo. Quindi, possiamo in qualche maniera definire anche, come si chiama, capire cosa si intende, cercando di circoscrivere il perimetro, perché abbiamo detto che dividendo e considerando le intelligenze artificiali deboli e forti, però siamo sempre in un tipo di discorso abbastanza ambiguo. Ok, sì, ora è un po' più delineato l'obiettivo, ma è un po' difficile da capire dove andiamo a parare. Ok, allora, negli ultimi anni, ringraziando sempre le invenzioni americane a diventare termini tutti i giorni per potersi prendere a trunk del mercato, va in voga una definizione corretta sotto certi aspetti del cosiddetto machine learning, cioè dell'apprendimento automatico. Ok, il machine learning è una branca dell'informatica, è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale considerata come un tutt'uno di disciplina, che si prefigge di affrontare una certa classe di problemi, okay, trovare un sistema software hardware per addestrare una macchina, okay, e fargli conseguire alla macchina funzionalità con efficienza importante, migliore se non ci fosse l'addestramento. Ok, quindi è importante definire un sistema artificiale, una fase di addestramento e un risultato che migliora o migliorerà sempre di più se l'addestramento migliora. Ora non so se la fotocamera sta andando bene, però. Quindi questo è uno degli elementi importanti. Quindi stiamo già circoscrivendo il discorso, cioè un sistema che vada ad addestrare per ottenere un certo fine operativo, quindi implementare alcune funzioni avanzate dopo una fase di addestramento. Okay. Altri sistemi di intelligenza artificiale per me non legati sono quella chiamata, e questa è proprio una parola, una buzzword, è deep learning, cioè le reti neurali profonde, lasciamo perdere i dettagli, diciamo così, sono quelle reti che vi annunciavo prima, che sono quelle che garantiscono la massima flessibilità per certe classi di problemi e che sono quelli più attinenti alle capacità umane, in qualche maniera. Adesso non entriamo nel dettaglio. Diciamo che c'è questo ramo importantissimo che sta esplodendo delle reti neurali, la cui teoria e gli algoritmi di addestramento, di uso, eccetera, eccetera, sono vecchi di almeno 30-40 anni. La mia tesi è del 95. Tanto per essere... Io non è che ho fatto le reti avanzate, compravo dei libri già di reti neurali a quel tempo, vuol dire che qualcuno anni prima aveva già scritti, già usati, già sviluppati. Quindi questo è importante da capire, perché poi ci si deve chiedere, ma come mai ora sono importanti mentre prima no? Ci arriveremo in seguito, dopo che si parlerà dei giochi, diciamo. Quindi ci sono altri poi sistemi di intelligenza artificiale, quelli della computer vision, quelli legati all'elaborazione delle immagini, quelli legati all'elaborazione del linguaggio e così via. Ok. Anziché perdere tempo sulle definizioni, chiaramente, di reti o elementi tecnici troppo complessi, però è importante capire cosa si intende addestrare una macchina artificiale. Cioè questo sistema di machine learning, cosa vuol dire io che vada ad addestrarlo? Ok. In termini pratici. Ok. Si fa sempre il classico esempio di riconoscere il gatto, però facciamo un po' più diciamo ricco. Io ho una villa, voglio mettere un sistema di allarme
con la telecamera. Se mi passa un gatto davanti alla telecamera, deve suonare l'allarme. Se passa qualunque altro essere vivente, non deve fare niente. Ok? Quindi facciamo un sistema di allarme per non far scappare il gatto. Diciamo così. Okay. Quindi il problema è far riconoscere, cioè, mettiamoci nell'azienda che vuole produrre sistemi di allarme, va a cercare un'azienda che fa sistemi di intelligenza artificiale, di machine learning con il deep learning, ovvero con le reti neurali, e gli chiede: io voglio un sistema software che, dato quello che vede la telecamera, mi dice se passa un gatto o no. Ok? Quindi si commissiona, si prende tutte le teorie che vi ho solo minimamente accennato nei minuti passati, si implementa un sistema e poi lo si installa e lo si fa funzionare. Questo sistema, però, per la tipologia di problema, deve essere addestrato. In che senso? Si crea una struttura, diciamo così, software, che poi chiaramente girerà in un hardware, predisposta a prendere in pasto un insieme di esempi di addestramento. In questo caso si fa sempre gli esempi, gli si danno milioni di foto di gatto, tutte diverse, cioè con gatti in posizioni diverse, di razze diverse, di età diversa, eccetera. Alla fine di questo processo di addestramento, il sistema, secondo criteri che qui non stiamo a perdere veramente tempo, ti dirà: bene, ho finito l'addestramento, perché l'errore tra gli insiemi di addestramento è quello aspettato rispetto alla finalità, chiaramente, del progetto, in questo caso al riconoscimento di un gatto, scende sotto un certo valore e diciamo che soddisfacente per l'esigenza di mercato, ok, del cliente. Però qual è il vantaggio? Che se io a questo sistema, una volta che io l'ho addestrato, tutto è andato a buon fine, gli mostro una foto di un gatto che lui non ha mai visto nelle milioni di foto per le quali è stato addestrato, lui è in grado di riconoscere il gatto. Se io do una foto di un cane che non è stato ovviamente usato nell'addestramento, ti dice che non è un gatto. Okay. Quindi c'è questo elemento di intelligenza che scaturisce da un addestramento specifico, e qui si ritorna al concetto di machine learning, quindi addestrare un sistema artificiale, per quello che voglio dire artificiale, che se tu non lo addestri non è capace di riconoscere il gatto. Okay. Quindi questa è la prima informazione, spero che sia più o meno chiara. Ovviamente se al gatto c'è una voce di un individuo, c'è individuare un satellite che passa nella volta celeste, c'è di chiaramente direzionare il drone affinché non colpisca un ostacolo e così via, il campo applicativo è vastissimo, perché questo sistema che apprende non viene costruito perché ci sono i gatti. Cioè la struttura di rete neurale è sempre la stessa. Sono oggetti che emettono impulsi se la loro carica supera un certo valore, collegati ad altri neuroni attraverso dei collegamenti, li potete vedere come condotti, come delle diciamo così, delle condutture di acqua, la cui differenza sta nella portata. Okay? Quindi non è che c'è scritto che c'è gatto dentro, hai solo valori su questi nodi e valori che passano da un nodo all'altro. Il cervello ha circa 100 miliardi di questi nodi e circa 10 alla 14 connessioni, cioè circa decine di migliaia di miliardi. Ma attualmente sono reti neurali artificiali che hanno milioni di neuroni e decine di milioni di connessioni. Quindi stanno avvicinando a una complessità strutturale che si avvicina a quella del cervello. Ovviamente si parla, e qui bisogna non confondersi o non illudersi, che è una modellizzazione funzionale del cervello, perché un neurone è un essere biologico che vive, quindi molto più complesso della sua controparte artificiale, ovviamente, altrimenti non sarebbe chiamato, lì è artificiale, perché stai riproducendo un qualcosa che non esiste di fatto. Però quello che è importante è assimilarne la funzione basica che serve per l'apprendimento, ok? Quindi, per aggiungere un'altra informazione, la fase di addestramento va a definire i pesi e le condutture di questa rete, perché la rete in termini di numero di neuroni e connessioni è fissa tendenzialmente, poi si possono creare modelli più dinamici, però sostanzialmente è fissa, quindi i pattern di ingresso di addestramento vanno a modificare lo stato di questa rete, che voi potete pensare come le condutture del gas e idrauliche di una megalopoli, ok? E quindi la fase di addestramento va a cambiare le dimensioni delle caldaie o dei bacini di smistamento dell'acqua
e la portata delle condutture di collegamento. Alla fine della fase di addestramento, per i sistemi classici, fra virgolette, si congela, si blocca tutto, ok, e da quel momento in poi il sistema è capace di assolvere la sua funzione. Okay. Quindi noi stiamo addestrando. Sì, no, proprio la fase di addestramento. Noi stiamo inconsciamente stiamo addestrando, giocando questa macchina. Sì, allora, quello tanto per collegarsi già al tema, sicuramente quella beta pubblica che viene data per me giorni è fatta per allenare il sistema. Ma di questi sistemi che chiedono al pubblico di addestrarli con l'interazione, ce ne sono tantissimi. Io 20 anni fa ce n'era uno, e probabilmente c'è ancora, si chiamava 20 questions, cioè 20 domande, c'è anche versione inglese, italiana, in tutte le lingue principali, che lui ti diceva, tu potevi scegliere se un animale, un oggetto o un qualcos'altro, non mi ricordo, e ti diceva, io ti faccio 20 domande e 20 domande indovino esattamente quello che tu hai pensato. Ed era così. E se tu sbagliavi, se lui non lo riconosceva, oppure tu dicevi, no, è questo e non quest'altro, lui ti diceva, è vero, allora tu hai sbagliato a rispondere a queste domande. Beh, una funzione che ha anche Alexa. La risposta, dice, è vero, c'ha ragione lui. Perché è una funzione che ha anche Alexa, lo sai, è una funzione che ha anche Alexa. C'è un gioco all'interno di Alexa che funziona in questo modo qui, ti fa una serie di domande per arrivare a sapere cosa tu stai pensando. Quindi fondamentalmente sono sempre dei test che loro inseriscono. Sì, che sono delle cose così. Allora, altri sistemi che si sa storicamente che vengono usati per addestrare intelligenze artificiali, sono quando tu vai a scaricare qualche file o film non corretto. Sapete che c'è cos'è quella specie di change che ti fa riconoscere se sono segnaletiche stradali, se sono... Sì. Quelli lì, è vero che te lo fanno fare per perdere tempo per limitare la banda, ma è fatto per addestrare i sistemi di riconoscimento visivo. Perché tu stai rispondendo, quindi stai addestrando un sistema, perché stai dicendo al sistema, attenzione, questa è una striscia pedonale. Il sistema vuol dire che ha ricevuto in pasto quell'immagine, però risponde male, tu gli dici no, quella è l'immagine, lui si rimodifica quelle cosette tubature e condotti e caldaie che dicevo prima, si modificano affinché la risposta diventa positiva su quell'immagine lì, cioè si adattano, si chiama apprendimento supervisionato, adesso sto semplificando, diciamo. Ah, a proposito, mi scuso con i tecnici puri, se sto dicendo nella semplificazione, sto dicendo delle cretinate, ok. No, quindi, insomma, il discorso va anche un po' semplificato, nel senso che chiaramente è giusto, no, ma io che faccio discutendo direttamente con un ricercatore, dice, non mi ha detto due o tre cretinate. Io no, faccio una domanda a questa cosa di Giancarlo, dice, quando il prodotto è gratis vuol dire che il prodotto sei tu, ma in questo caso noi siamo il prodotto da distruggere? È una domanda. Non lo so chi è il prodotto rispondere. In questo caso. Ormai siamo tutti, diciamo così, fregati, perché da quando si è diffuso il software di licenza d'uso, tu non sei più proprietario di niente. Tu sei proprietario della licenza di usare un qualcosa, non di avere. Ah, non è detto che sia di per sé sbagliato. C'è adesso mi ricordo il libro che parla che il mondo futuro sarà legato alla licenza di usare qualcosa. Uno, perché deve avere una casa? Se può affittarla, perché la devi avere? Quando non ti serve, la cambi. Perché devi avere una macchina, è giusto che la affitti quando gli serve, però questo è un altro mondo ancora, no? Però nel software ci siamo già in mezzo da almeno 20 anni, no? Nel senso che tu paghi il canone per usare un prodotto, che tu usi una licenza del software, se dici no il software non funziona più e così via. Allora, per chiarire questo discorso, per ampliarlo, perché noi abbiamo già parlato telefonicamente, qualche cosa ce la siamo già detta. Queste intelligenze artificiali che stanno nascendo anche nel nostro ambito, ma in tanti altri ambiti, perché si stanno occupando di musica, scrittura e via dicendo, noi abbiamo vissuto questa, io l'ho vissuta almeno dal mio punto di vista professionale, per cui mi sono incuriosito, sono andato a scavare, ne abbiamo discusso. La base di partenza, secondo te, è data da un progresso legato al miglioramento della vita umana o è un progresso dato da una crescita economica o un interesse economico aziendale? Ma secondo me è una questione della domanda
decisamente Dio, secondo me è una questione prettamente commerciale adesso. Allora, ci sono degli ambiti in cui queste tecnologie sono fondamentali, tipo individuare un relitto in fondo al mare, individuare rovine nascoste dalla foresta, individuare delle persone in pericolo in mezzo al mare, andare a individuare magari formazioni di tumori in TAC, PET e così. Quindi sono cose fondamentali e importantissime da questo punto di vista, e quelle sono usate e tenderanno a crescere, però sono quelle che, fra virgolette, fatturano sono una ristretta parte del totale. Tutto il resto saranno le multinazionali, che sono le solite 4-5, che andranno a capitalizzare gli sviluppi. Ora, insomma, ne abbiamo anche già parlato, ma per chi è collegato, diciamo così, il fatto che stiano esplodendo adesso queste tecnologie non è tanto perché c'è un'esigenza commerciale forte. L'esigenza commerciale forte c'è perché è possibile avercele. Non è che non si fosse tentato negli anni 60, infatti c'era una frase, se non mi ricordo di chi era, che diceva negli anni 60, ma questo software per giocare a scacchi, secondo me entro 10 anni i computer batteranno qualunque giocatore umano. In realtà si era sbagliato di 40 anni, però ci si è arrivati lo stesso, no? Per dire che comunque si sviluppava anche in quegli anni per cercare di avere un ritorno di qualche tipo, però come si può già dire, il successo attuale di questi anni è perché sono avvenute due cose fondamentali. Uno, l'esplosione della crescita computazionale dei computer, okay. Cosa che è sempre avvenuta, ma non con le grandi farm di elaborazione che sono negli ultimi decenni, okay. Prima cosa. Seconda cosa è che questi insiemi di addestramento, ora io ho fatto l'esempio dei gatti, okay, che magari per imparare a capire un gatto, un musetto di gatto, ti bastano 1000 foto, ma capire e imparare a riconoscere quasi tutti i gatti, in qualunque posizione, che devi dare 10 milioni. Okay. Qui il problema è che queste 10 milioni di foto ce le devi avere. Devono essere ritagliate tutte in maniera compatibile per essere date a impasto al sistema, qui deve avere tanta memoria. Come ci siamo già detti, devono essere classificate. Cioè il sistema che va a prendere, quando va a pescare da delle immagini, non è che va a prendere qualunque immagine trova. Deve riconoscere i gatti e deve avere immagini di gatto. Quindi le aziende che forniscono queste enormi basi di dati, che in genere vengono dai social, tanto per essere chiari, che sono chiamati big data, non perché è un bel termine americano, anche quello è un bel termine americano, ma perché big data vuol dire un'enorme quantità di dati a livello astronomico, che negli anni 80 non c'erano, si sono sviluppate appunto dagli anni 90 in poi, ok? Vuol dire che tu puoi creare un dataset di addestramento talmente ricco che prima negli anni 60 non potevi avere, e quindi usando gli stessi algoritmi, avendo una capacità di elaborazione che è 10.000 volte superiore a quella di 20 anni fa, ad esempio, riesci a ottenere sistemi di artificiali sofisticati ed efficienti, cosa che prima non si poteva fare. Faccio un esempio. Quando ho fatto io la tesi e faccio partire l'addestramento alla rete neurale con 50 dati di esempio, tanto per essere chiari, erano i dati che avevo sperimentali, erano quelli, stavo 8 ore a elaborare il computer. Oggi tu ne dai centinaia, migliaia di dati a una macchina moderna, impiega mezzo secondo. Quindi ecco qual è la differenza di fondo. Quindi allora, c'è l'intervento di Giancarlo che dice: nel caso di Midjourney, ogni fruttore sta aiutando il software a migliorarsi solo usandolo? Beh, quello che so io sì, perché allora non ho visto dei paper, anzi dal sito non vedo dei paper da scaricare su come funziona. Posso fare ipotesi a seconda delle conoscenze che ho tra avversari. Siccome parte da frasi, da parole, qui sarà un sistema che deve intanto capire quello che tu hai scritto, ok? In funzione di quello va a pescare una base dati di immagini preesistente e con vari strati di elaborazione, cioè vari strati, scusate, attraverso vari step di elaborazione in cascata va a assemblare immagini rielaborandole, ok? Quando chiede a un operatore umano di provarlo,
è perché la casistica delle frasi possibili di input che va a generare la cascata deve essere scelta da un pubblico più vasto possibile, perché è lì che c'hai il modo per poterlo dargli quell'input iniziale. Io sempre lo dico come battuta, ed è una battuta, ma è sostanzialmente è vera. Il cervello umano è una pessima macchina random. Cosa vuol dire? Se io ti dico dammi un numero a caso, me lo dai, dammene un altro, me lo dai, dammene un terzo, me lo dai, al quarto e quinto non sai più che numero inventare, eppure i numeri sono tanti, sono infiniti, no? Perché? Perché il cervello dopo un po' non è in grado di sparare fuori, quindi anche le frasi di questi ricercatori, di sviluppatori di software che vanno a cercare di addestrare il loro sistema, una volta che dai quell'input di 1000 frasi, poi alla fine non sai nemmeno cosa ottenere in seconda dei risultati, quindi che fai? Usi il pubblico, perché per avere tutte le casistiche possibili. Poi, da quanto ho capito, tu gli puoi dire delle immagini che c'è di risultato, quelle che in qualche maniera sono più attinenti alla scelta. E stai rinforzando il sistema per dire qui è fatto bene e qui è fatto male. Si chiama, addestramento assistito. Perché io vorrei far vedere, intanto mentre stiamo parlando, sì, delle immagini che io ho praticamente scaricato sulla mia pagina Facebook, quindi poi la faccio farò vedere, del 25 agosto, ok? Per capire a che livello più o meno era. Già riconosciamo che qui è un po' Moebius, insomma va a pescare un po' queste cose, sì, qui. Io qui ho fatto un giochino per cui ho inserito delle illustrazioni di esseri umani, che ancora esistono, e li ho messi a parola per vedere se si scopriva quale dei due era l'elemento artificiale. Allora, questo era il livello. Questo era il livello della. Questo era il livello praticamente che il 25 agosto io ho mostrato, no? Perché. E già c'erano problemi nell'andare a comporre. Cioè, nel capire che se era utilizzando il digitale, cosa poteva essere. Qui ci sono delle elaborazioni ogni tanto anche di esseri umani, no? Che ci hanno lavorato sopra, risistemandolo, ma fondamentalmente la composizione, la scelta cromatica, la scelta del soggetto e tutto deriva, diciamo, dall'intelligenza artificiale. Non è che in una parola io scrivo ragazza con vestito giallo e mi appare questa cosa, io ho avuto un'idea geniale. No, fondamentalmente in questo caso la macchina interpreta il testo e reinventa quello che noi fondamentalmente facciamo nel nostro lavoro. Quando il committente ci dice disegna questa cosa qui, noi cerchiamo di elaborarla con tutte le nostre conoscenze e competenze. Stabilendo questa cosa qui, io stabilirei anche per i miei colleghi che sono convinti che quando lavorano con l'intelligenza artificiale creano qualcosa, fondamentalmente non stai creando, fondamentalmente sei committente di quello che è il creativo. In questo caso... Esatto, il software. Queste immagini sono del 25 agosto, ok? Queste qui invece sono umane. Sì, utilizzo del 3D, però c'è ancora difficoltà perché è sempre digitale. Oggi in giorno posta queste immagini, questo è il livello di qualità che ha raggiunto oggi. Sì, questo sulla ritrattistica, sì, ho visto, mi sono iscritto sul canale di Instagram, arrivano cose incredibili. Esatto, il livello è altissimo. È altissimo, cioè nel senso queste cose qua sono già professionali, già utilizzabili commercialmente, già fregano il posto a parecchi illustratori che magari questi livelli ancora non li raggiungono, ok? Sì. E qui nascono tutta una serie di problematiche, queste cose qua sono molto elaborate, rispetto a quello che abbiamo visto prima c'è un'elaborazione, un'attenzione, una qualità grafica molto elevata, molto. Cioè c'è neanche uno di Robbie Williams, Joker, insomma. Ma questo cose... è iperrealismo. Cioè Robbie Williams fa impressione. Sì. Ho letto anche che McKean sta usando. McKean sta usando, ma sicuramente questi che utilizzano, che stanno facendo questi software, stanno lavorando su questa intelligenza artificiale, chiaramente prendono degli artisti famosi, riconosciuti, per avere una certificazione creando. Certo, vogliono in qualche maniera avere un riconoscimento. Diciamo. Esatto, li strapagano sicuramente, sono contentissimi, per carità, buon per loro, ma fondamentalmente servono ad aprire la strada e certificare che quel prodotto lì è comunque arte, tant'è che cominciano a venire fuori anche dei premi. Sì,
Oggi è arrivato un premio per una mostra d'arte per un'illustrazione realizzata con intelligenza artificiale, così è stato anche agli Awards, non mi ricordo, di animazione, ha vinto sì. un'animazione creata. Lo condividiamo questo film, totalmente realizzato con Midjourney o esatto. con Dolly, perché sono due i programmi cioè, che sì, allora, fanno queste cose qua. Midjourney è nato sull'idea appunto di Dolly, ma in realtà ne ho letto un paio che Google ha fatto la stessa cosa sulle immagini, però con i video. Uno scrive una frase e crea un video. Similmente, gli do una foto e mi crea un video reale. Quindi, attenzione, non una riproduzione 3D dell'ambiente navigabile, ma proprio un video. Quindi va a ricostruire frame reali d'immagine partendo da una foto. Cioè, quindi questo qua in futuro, quelli che dicono che ci metteranno gli attori digitali completamente finti, ma secondo me entro 10 anni ci si arriva in maniera completamente irriconoscibile a livello, cioè, per un uomo, o gli mettono il bollino, io sono finto e quell'altro è vero, ma sarà irriconoscibile, anche perché per chi magari non è dentro la grafica 3D, già io quando la seguivo, adesso è un po' di tempo che non la seguo, però già fine anni 90 il problema del realismo sulla grafica 3D non era un problema di software, era un problema di costi. Cioè, io posso fare una cosa che è indistinguibile, solo che mi costa tanto. Allora si arriva a dei compromessi. Quindi chi fa il film devo fare 1000 scene di grafica 3D, come, che ne so, il terzo episodio di Star Wars, che è il film che ha più scene in digitale, più di tutta la trilogia del Signore degli Anelli. Però in certe scene, per abbassare i costi, devi arrivare a dei compromessi, altrimenti non c'è un limite. Questo non c'era già un limite parlando di 20 anni fa, 25 anni fa, adesso, ma neanche a pensarlo. Cioè, nel senso... Allora, ci sono gli interventi. Sì, Daniele sì. dice: sì, e poi Daniele gli rispondo io perché io facevo quella cosa che. Allora, se, diceva però, lui se, ok, volta. Perfetto, Rosa, fammi finire cosa sta dicendo. Vabbè, Daniele. Comunque, tutta cosa. Ok. Allora, Daniele dice, se committente, se dà indicazioni generiche, se vai nei dettagli, puoi fare in modo che l'intelligenza artificiale sia obbligata a fare esattamente come gli dici, quindi il tuo guizzo artistico può importarlo nell'immagine. Ora, sul guizzo artistico, puoi dirlo anche tu come funziona, cioè ancora non c'è, sì. nel senso... No, allora, è una domanda che fai a me? Allora, lui sicuramente chiede a te. Generale. Lui chiede a te in questo momento. Sì, allora... La questione del guizzo artistico, intanto è una questione di termini. Cosa intendiamo per guizzo artistico? Su una composizione, su un'illustrazione, se rimaniamo lì, io non devo insegnare nulla a nessuno, molti elementi sono soggetti al cosiddetto guizzo artistico. È l'impaginazione, è la scelta dei colori, la prospettiva, il soggetto. Sono 100 cose diverse e nessuna. Ok. Tutte queste tipo di caratteristiche sono figlie di esperienza che ha l'autore, di influenze dall'esterno, di retaggi culturali, eccetera, eccetera. Quindi quello che si crea è sempre un qualcosa che è tuo, ma chi dice che è completamente tuo? Quindi il concetto di guizzo artistico, cosa si intende? Si è inventato una mano storta, dritta, con un colore, sotto un colore, eccetera. Questo tipo di capacità di inventare dal nulla una scelta di stile che già è presente in sistemi artificiali, sono sistemi che hanno già scoperto teoremi matematici, sistemi come Midjourney con il giusto addestramento, perché ogni addestramento è una cosa che non ho detto prima, una volta che è finito e si congela questo stato, se manteniamo un sistema semplice, diciamo così, è diverso da un altro che addestri alla stessa maniera. Quindi potrebbe avere una sua fisionomia. Se anziché riconoscere un gatto e inventami un soggetto musicale, ok, quella è di fatto una creazione artistica, è una creazione di qualche tipo. Ok, lasciamo se artistico o no, insomma, entriamo in un altro generaio di discorsi complessi. No, io penso che Daniele intendesse questo. Lui intende questa cosa qui. Posso arrivare al punto di comandare l'intelligenza artificiale come se fosse una sorta di pupazzetto che dici, come se ti mettessi dietro a chi sta facendo il lavoro per dirgli da destra a sinistra, su, giù, mouse, pompi, fai così. Non lo so questo prodotto, io non l'ho usato, ma non mi sembra.
Però quello lì è un software, è normalmente un software come esistevano tanti altri, no? Esatto. Ben disposto a fare, c'erano già. Ma lo sapete meglio di me, chi usa i vari software di grafica normale, fra virgolette, il Photoshop, Corel Paint e similari, ormai molti strumenti di utilizzo sono già legati ad algoritmi di generazione artificiale, su un tipo di pennello, sullo scontornamento delle immagini, sull'applicazione di un filtro per eliminare alcuni errori. Usano già algoritmi di intelligenza artificiale perché sono più efficienti rispetto a quelli classici. Quindi tu sei convinto, sì, sto usando un pennello, ma in realtà il pennello sotto c'ha una logica che è molto simile a quella che abbiamo detto prima, solo che è stato addestrato a rimuovere magari un rumore al cambio di colore con un certo livello di separazione del colore, diciamo così. Quindi, infatti però, c'è un altro intervento, dice, usare l'applicazione come strumento, come la tavoletta per il digitale. Ora, se posso dirtela io, poi tu accentui questo discorso. Cioè, io faccio segnali, parlo gesti. No, nel senso che se non mi perdo, perché è importante, questa cosa che stai dicendo lui, e secondo me può dirla anche in maniera scientifica. Sì. Nel senso, in questo caso, perché tanti, io ho parlato anche con altri colleghi, sono convinti che questa cosa qui sia uno strumento. Ok, cioè nel senso io arrivo a utilizzarlo bene come uso Photoshop, come uso altri programmi e quindi io divento un creativo di quello strumento lì, ma in realtà come la concezione di questa nuova tecnologia che non è nuova ma noi la stiamo conoscendo applicata al nostro lavoro, in realtà è una sostituzione di quello che noi facevamo prima, fondamentalmente elabora le immagini, della composizione, da colore, da tutto. Quindi non siamo un reale strumento. In questo caso, almeno nelle prove che stiamo facendo, noi siamo l'elemento committenza, cioè quello che dice all'artista, all'autore, all'illustratore, cosa deve realizzare. Giusto? Se non erro, più o meno funziona così come sistema Midjourney. Poi che facciano figurare che la paternità di quello che fa Midjourney risulti nostra, è un po' come se ci prendiamo un po' per il culo. Cioè, infatti. Ci inventiamo, dal punto di vista dell'ego, diciamo di essere noi gli artisti di una cosa che non abbiamo assolutamente creato. Sì. Almeno questo è io quello che vedo da esterno, da profeta. No, io perché... poi dopo per rispondere la scelta è puoi aggiungere testo per cambiarla. E come? Io ho fatto, questo è come se fossi tu il direttore creativo e lui è l'illustratore. Tu lo guidi, però tu hai scelto la tecnica, il trattamento grafico che ti ha proposto Midjourney / illustratore artificiale, quindi c'è qualcuno che ti ha fatto delle proposte, che non è l'illustratore, è l'illustratore digitale, robot, l'illustratore robot, ti fa tante proposte, tu dici fammi più giallo, più brutto di qua e di là, quindi tu sei una guida, ma non sei il creativo è la macchina, tu la guidi. Sì. È questo il discorso, cioè non serve più l'illustratore perché viene sostituito il direttore creativo, invece di scegliere me illustratore, sceglie l'illustratore robot. È questo il gioco, sono due cose diverse. In quel caso se tu scrivi bene, dai bene le indicazioni, sei come lo sceneggiatore che dà le indicazioni al disegnatore. Poi dimmi tu, Fabiano, però, si può aggiungere. Sì, nel senso che lui interviene ancora, ma io non mi professo disegnatore, ma posso essere creativo. Sono sceneggiatore, la creatività non sta nel disegno. Assolutamente, sono d'accordo con te. Allora, il disegno, anche lì in quel caso, cioè il disegnatore è l'autore, comunque. O comunque ci sono tanti elementi creativi. Sta di fatto però che un disegnatore, in questo caso, studia delle materie per arrivare a essere disegnatore professionista o illustratore o architetto, o qualsiasi cosa, studia, si prepara, ha delle competenze e poi realizza, no? Con le sue competenze la creatività. Ora, voler saltare tutta la preparazione, cioè dire io so scrivere per cui realizzo il disegno. Per carità, ormai questo mezzo ti permette di scrivere due parole in croce e fare questa cosa. Ma fondamentalmente non è che richiederà sempre una preparazione, cioè chi ha delle preparazioni a livello di storia dell'arte, composizione, sicuramente le verrà cose, sceglierà l'immagine sicuramente più funzionale, più giusta,
perché ha le competenze per poterlo fare. Quindi lo dico a quelli che si avvicinano convinti di saltare degli step, che quando quelli preparati si avvicineranno allo perché dovranno, saranno costretti professionalmente entrare in quell'ambito lì, avranno sempre quella marcia in più, almeno inizialmente, finché non verranno scartati, non serviranno più neanche a quello una volta che la macchina è stata istruita per bene. Quindi, caro Daniele, per quando tu voglia saltare dei processi, dici non sono disegnatore ma io sono creativo, ok, l'avrei dimostrato in qualche senso che sei creativo, no? Se sei sceneggiatore avrei scritto un libro pazzesco, un romanzo, avrei fatto regista, avrei fatto qualcosa per cui la tua creatività l'hai dimostrata senza bisogno di aiuti di alcun genere. Questa cosa qui per alcuni è concepita come un escamotage per arrivare prima a qualcosa. Infatti molti di quelli che stanno adesso, sono felicissimi di questo avvento, sono persone che probabilmente non hanno mai, sono riusciti mai a entrare in quell'ambiente lì, non sono riusciti mai a lavorarci perché fondamentalmente ancora non hanno pronti, non hanno maturi o perché magari non hanno anche le capacità, che può succedere, non avere... Esiste anche, spero che esista ancora questo minimo briciolo di merito in questo mondo per poter anche ambire a fare delle cose se si è portati. Quindi io posso aggiungere un'osservazione, condivido quello che è stato detto fino adesso, io condivido però, perché vorrei aggiungere un'osservazione ulteriore, bisogna stare attenti a non confondere l'idea di creatività col prodotto finito. Il prodotto finito è figlio di un processo che è legato a competenze, a scelte, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Se io basta una parola e quello mi crea un'opera che di fatto è finita, magari non piace, però è un'opera finita, che sia fatta in maniera artificiale oppure l'ha fatta una persona, quello che è successo è che l'input è stato minimale rispetto al risultato. Minimale nel senso come elemento scatenante, parlo, cioè non intendo che è banale, ok? E questo pone il problema, cioè meglio il problema, la situazione di dover mettere questa asticella nella considerazione sul risultato artistico. Faccio due esempi. Uno, chi mi conosce lo sa già, che ha visto alcuni speciali di Star Wars in cui Lucas decide alcuni modelli di astronavi da mettere nel film. Non è che si mette lui a creare le astronavi, magari lui in casa se le disegna, fa quello che vuole, ma chiaramente ha altro da fare. Ok, che fa? Ha pagato qualche decina di disegnatori classici addirittura, ma anche quelli di digitali, che hanno prodotto in due settimane un centinaio di astronavi diverse, le hanno stampate e attaccate in un corridoio lungo. E in speciale si vede lui che si guarda le astronavi e sceglie quelle che gli piacciono. Lui avrà chiesto, fatemi delle astronavi per questo tipo di mondo. Basta, gli aveva detto una frase. E loro hanno prodotto tot tonnellate di esempi, bellissimi, straordinari, bruttissimi, dipende dai gusti, le competenze, perché non tutti son geni, non tutti sono bravi, ma lì tendenzialmente tutti erano bravi. Però anche lì ci sono vari livelli, ovviamente. Però quello che voglio dire è che il suo ruolo è stato scatenare una commissione, di fatto, pagata, perché sono tutti dipendenti della produzione del film in questione, e lui poi ha scelto alla fine. Questo processo che ho descritto non è diverso da quello che sta facendo questi software. Io chiedo una cosa, mi produce una tonnellata di esempi, poi scelgo. Poi, ora che lo strumento è inefficiente, ci vorranno autori per ritoccare il risultato finale, magari, no? Anziché rifare l'originale, perché io non so adesso se gli do una frase leggermente diversa, se mi crea un qualcosa di simile o completamente diverso. Non lo so perché non l'ho usato, ok? Però in tutti e due i casi non è detto che il risultato finale lo ottenga in maniera molto veloce. Quindi l'elemento creativo iniziale è minimo rispetto al risultato finale. Indipendentemente se vale o no il risultato finale, non sto parlando di questione di merito o di qualità, parlo di quello che c'è alla fine. C'è qualcosa con centinaia di elementi rappresentati, con una gamma di colore spettacolare, che qui sicuramente potrei definire e limitare con qualche settaggio iniziale con questi software, sicuramente. Anzi, posso dire di più, che conoscendo gli ambiti tecnici coinvolti non sarà difficile creare versioni di Midjourney differenti da altre che creano solamente stili di un certo tipo, in maniera tale che tu già di default, certo, non potrai mai chiedergli mi dai lo stile di Hugo Pratt. No, Hugo Pratt non lo ammetto, deve avere solo stile di olio come risultato finale. Acquarello non lo voglio neanche vedere. Questi temi diventano talmente complessi
cioè a livello di risultato, di sofisticatezza, che io scriverò una frase, una poesia, mi scriverà un'illustrazione che avrà tutti gli elementi di quella poesia lì. Poi che sì, se è un risultato che vale o no, quello è un altro discorso. Intendiamoci. Allora, sempre Daniele che sì, interviene e poi ci permette anche andare a più a fondo. No, ci permette di andare... Sì, no, lo conosco personalmente e fa anche provocazioni, ma poi li prende sempre gli schiaffi da me, come l'ha presi sempre, li prenderà sempre in vita sua, però no, a parte gli scherzi, ci permette di intervenire e spiegare ancora meglio, perché dice, cioè, parliamoci chiaro, se a Midjourney faccio disegnare un fumetto, ma non ho le basi di regia e sceneggiatura, uscirà una merda con disegni godibili? No, in realtà no. Perché? Che succede? Perché io dico a Midjourney di scrivendo cosa voglio in quelle determinati quel determinato racconto, e si è accumulato una serie di conoscenze per cui ha appreso abbastanza, è in grado, sarà in grado di realizzare un fumetto anche se tu le basi di sceneggiatura, di regia, di illustrazione non le hai. E questa è la che vorrei far capire anche ai miei colleghi, soprattutto che l'hanno giudicato superficialmente come uno strumento, tant'è che mi chiede anche se l'ho utilizzato. Io sinceramente non l'ho utilizzato, prima di utilizzarlo voglio conoscere cosa sto utilizzando, e un po' mi spaventa dover far crescere qualcosa che un giorno sicuramente mi permetterà di lavorare molto meno nel mio ambito e creare molto meno. Quindi io sono d'accordo con Andrea. No, posso aggiungere un'osservazione? La domanda era lecita a quello che è, ma bisogna avere competenza. Attenzione che già la scelta dei colori era una questione di competenza, pure lui le sceglie. E te li mette pure belli. Nelle fase di addestramento saranno sicuramente addestramenti per la prospettiva, per la composizione, per saper fondere le immagini, scegliere i colori. C'è tutta una serie di quelle reti neurali che facevano cose specifiche che ho detto prima. Se ne possono fare N, con N abbastanza grande, che fanno cose specifiche in cascata, e poi altre che vanno a riaggiustare le cose. Quindi, cioè, nel senso, quello che bisogna ragionare è la potenzialità in divenire. Ok, quello che fanno e va a minare l'elemento, fra virgolette, creativo. Cioè, quindi... Poi, cioè, adesso abbiamo discusso la questione etica, magari non è importante, ma sicuramente il problema della paternità è importante. Cioè, ma questi discorsi della paternità si facevano già al tempo delle foto, quando è nata la fotografia, si diceva, ma quella cos'è? Quella è presa una cosa reale, mica è arte. Cioè, la musica è stata considerata arte a fine del Settecento. La pittura nel Rinascimento, prima era artigianato, era considerato artigianato. Cioè, anche su quelle cose, cioè, era considerato solo arte la poesia. Ecco che si dice che è una cosa, ma quello, guarda, è una poesia, perché c'è ancora questo retaggio linguistico che la precedenza del concetto di arte, assieme alla scrittura, ha solo il testo, in qualche maniera, il testo poetico, no? Nel senso. E la fotografia dopo è stata riconosciuta come forma d'arte, ok? Perché si è conosciuto quella cosa in più che mette l'autore oltre il fatto che sta prendendo un'immagine, fra virgolette, reale, sì, fra virgolette. Sì, c'è una interpretazione, un'emozione, c'è qualcosa che va oltre un'altra cosa importante che sicuramente parlando con i colleghi viene fuori, no? È la convinzione, lo stesso, solita, che paragonandola per esempio al fumetto, perché uno dice, vabbè, l'illustrazione è più semplice, come se salvasse quelli che sono i professionisti del fumetto, cioè ognuno pensa alla sua categoria. Fondamentalmente questo tipo di tecnologia è in evoluzione, cioè io ho fatto vedere delle immagini che sono in pochissimo tempo sono evolute. Allora ci dobbiamo preparare che arriveranno comunque ai livelli che noi pensiamo non possano arrivare mai, cioè i tempi ormai sono più brevi. Sì. Ma ci si arriverà sicuramente. Se da una foto creo un filmato, vuoi che da una pseudo sceneggiatura posso creare un fumetto? Cioè, certo. Passo è breve. Ma anche creare una sceneggiatura dal niente a questo punto, no? No, ma quello c'è già. Quello c'è già, capito, costruiscono. Andate a cercare, ci sono N poesie, N testi, e ti affiancano ad altri testi e ti chiedono qual è scritto da una persona e quello che è scritto da una macchina. Questo esiste già da un po' di anni, perché produrre un testo è più facile che andare a comporre
un'immagine, perché devi gestire un sacco di elementi in più, mentre lì è una questione di sintassi e semantica del testo. Sto banalizzando, attenzione, che è un gioco da ragazzi, però è più facile da manipolare a livello di dato rispetto a una mole di immagini da elaborare, certo. Ecco, perché quindi ci sei arrivati prima. Ma questo vale anche per le musiche. Cioè, Daniele interviene ancora, quindi approfittiamo. Sì, è vero che è molto attivo. Io, sì. io non vorrei deludere, ma il Peora è di 20 anni fa, il Peora. No, diceva Peora nel senso che qualsiasi frase mia in provocazione nei suoi confronti. No, lui diceva una cosa, questo qua, un attimo, Rosa. Un esperimento interessante sarebbe realizzare una serie di disegni per provare a vedere se l'intelligenza artificiale è in grado di realizzarlo uguale con precisi input scritti. Lo farei, ma non so disegnare. Io dico una cosa a Daniele, come funziona Midjourney? O Dalle, che ne abbiamo parlato con chi lo utilizza. Praticamente esiste anche un local, cioè la possibilità di lavorare con le proprie illustrazioni, e quindi però comunque faranno crescere la macchina, faranno crescere comunque l'intelligenza quando li utilizzi. Ma no, questo non significa che lavorando su quella cosa lì, poi sulle mie illustrazioni, se io le metto a disposizione, non significa che quello che verrà fuori è una cosa mia. Fondamentalmente la macchina prende le mie cose e ne fa comunque un'altra illustrazione che rimane dell'intelligenza artificiale, cioè la creazione della nuova immagine è sua fondamentalmente, almeno dal punto di vista concettuale. Non parlo di diritti per ora, questo ancora qui è un campo misterioso su diritti d'autore, in questo senso lacunoso. Quindi è questo, io rientro in questa ottica qui, nel senso non è uno strumento, cioè non è quello che noi abbiamo sempre concepito, almeno nella nostra professione, come strumento che ci aiuta a fare delle immagini più belle. No, fondamentalmente è un competitor, è un altro illustratore che riesce a creare delle illustrazioni, una creatività, con degli stili che sono per ora prefissati, ma cresceranno esponenzialmente perché comunque si evolve la macchina, ed è capace di creare in pochissimo tempo, con un click, non so quanto tempo ci possa mettere, una serie di illustrazioni, 6-7 illustrazioni, può creare, pare che siano 6 illustrazioni, quando io per far realizzarne una, per l'approvazione di tutto, ci metterei dei giorni, la macchina in un attimo te le crea. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro a tutti i colleghi, a tutte le persone che comunque vogliono anche entrare a fare questa professione, che se continua così non ci sarà neanche più, quindi è inutile farlo per le scuole di illustrazione, scuole di fumetto. La questione è molto più grande di quello che noi immaginiamo, perché dovrei fare una scuola di illustrazione di fumetto quando fondamentalmente mi è molto più semplice utilizzare quel tipo di meccanismo? Avranno sicuramente dei cali di interesse le scuole, avranno cali di interesse di professionisti, cioè ragioniamola anche in questo senso. Cominciamo a fare passare dalla pari ai ragazzini che sanno disegnare, hanno una fortuna nelle mani, è bello, facciamo il lavoro che ci piace, a essere professionisti che cominciano anche a pensare e tutelarsi con l'avvento della nuova tecnologia. Chiedo solamente una regolamentazione, capire che cosa può succedere, quanto ha valore la creatività umana rispetto a quella artificiale, che se hanno già pensato come inserire delle nuove figure professionali all'interno di questo tipo di lavoro qua. Tutte queste cose che a me vengono in testa quando mi si presenta una nuova tecnologia, e speravo che tanti altri colleghi avessero lo stesso approccio quando si trovano di nuovo di fronte a una tecnologia così vicina al proprio mestiere. Sì, questa è la domanda di Davide, quella che abbiamo discusso, abbiamo trovato sto pomeriggio alcune informazioni. Pare che la versione demo free, le immagini siano Creative Commons, quelle che crea, quindi tu le puoi usare ma non per scopi commerciali. Primo, se paghi l'abbonamento puoi usarle, sono sempre Creative Commons, ma poi solo ti danno l'autorizzazione di fare stampa, roba del genere, quindi sono tue quasi. Cioè, quindi anche questo è importante, per quello che stava dicendo prima appunto Fabiano. Ti do lo strumento, ma che è più di uno strumento. È un partner creativo, però siccome te lo sto dando io a pagamento, le cose che tu pubblichi le possono usare tutti, però vuol dire che sono anche mie e le uso per accrescere il prodotto. Poi arriva il punto quando si crea un utilizzo di massa, metteranno i paletti e ti diranno tu non potrai usare più quelle immagini, quando già fatte in tanti contesti più o meno simili. Si crea una massa critica di clienti, nota che questa massa critica è presente, pagante, e cambiano le condizioni contrattuali.
però allo stato attuale non è roba tua completamente. Okay. No. Da quello che si è capito questo pomeriggio, però è una tematica ancora. Sì, secondo me è una nuova, è tutta una nuova cosa che loro sicuramente arriveranno casistiche diverse, cause, robe, ci succederanno casini. Ma certo, casini. Sì. Però, fa vedere Dolly anche. Daliene si faccia vedere anche Dolly. Ah, sì, dalle... inizialmente mi piacevano di più quelle su Dolly, ma questo un po'. Lì ti fa vedere anche gli step di elaborazione in alcune immagini. Sì, Dolly, ci sono anche quelle qua di Stephen King che si è fatto fare hit, ha fatto sia su Dolly che con Midjourney. Daniele diceva un'altra cosa che è così, sì, perché molti hanno... le cose che dicono Daniele fondamentalmente sono quelle cose che dicono tante persone che in questo momento stanno avvicinando al software, ed è anche un modo per dire, ah, finalmente io posso fare veramente creatività non avendo le capacità di disegnare, come dice Daniele, o sì, non arrivando ancora a quei livelli lì, perché non ci arrivo. Dice anche l'automazione è arrivata in tutti i posti di lavoro, perché non dovrebbe arrivare in questo mestiere? Ma perché non è che non deve arrivare, perché la tecnologia è arrivata, l'automazione, chi dipingeva prima a mano, che sicuramente ha una velocità di un certo tipo, viene sostituito da chi dipinge in digitale e così via, no? Come velocità, come produzione, dobbiamo tutti correre di più, sì, perché tutti quanti ormai c'è questo sistema che vuole che corriamo come cavalli impazziti. L'automazione però su cosa lavora? Lavora sulla possibilità che l'uomo guidi o utilizzi dei mezzi più vicini e più facili anche da utilizzare, che lo alleggeriscono dal lavoro, fondamentalmente, anche se poi lo licenziano, però concettualmente dovrebbe essere questo la base di partenza. In questo caso è una sostituzione della parte umana dedicata alla creatività, all'intelligenza. Che significa? Significa che oltre a elevare la parte pratica, lavorativa, cioè l'automazione, c'è anche la volontà di sostituire la parte che pensa. In un mondo in cui l'intelligenza artificiale immagina nuovi mondi, dipinge, fa le cose, noi sicuramente regrediremo, già non leggiamo più. Fondamentalmente la tecnologia ci sta rendendo un pochino più stupidotti, tra virgolette, un pochino più ignorantelli. Per cui un sistema del genere stimola ancora meno la nostra capacità di immaginare. Se io scrivo delle parole e l'immagine viene fuori, io non devo sforzare la testa per trovare un'immagine, capire la composizione, pensare ai colori. L'intervento è minimo, come dicevo prima, un minimo sforzo per un risultato che ha la sua ricchezza intrinseca. Fabio dice una cosa giusta. È come io do le istruzioni e lui esegue, come un tornio a un controllo numerico. È industria, non arte artigianale. No, bravissimo. No, purtroppo non è così. Non è così. Cioè, purtroppo, non so, alcuni dicono che finalmente però... non è così. Però non è così, non è un tornio. No. Cioè, anzi, anche perché il tornio bisogna saperlo usare. Il sistema che dicevo prima di apprendimento fa sì che quello strumento, una volta addestrato, ha una sua, diciamo così, unicità che è tipica della fase di addestramento, e allora è diverso da un altro sistema che vai a addestrare. Cioè, quindi quello che ti produce può essere un qualcosa di specifico, e già succede, perché sono già, quando si creano dei chatbot, non quelli stupidi che ci sono in giro, ma legati a sistemi sofisticati di comprensione del linguaggio, si è già scoperto che ci sono alcuni software che hanno uno stile proprio nel rispondere. Cioè, non è un qualcosa che rigido, non c'è scritto da qualche parte se Claudio usa albero tu mi rispondi con bosco, no, come non c'è scritto da nessuna parte una rete neurale che riconosce i gatti se c'è un gatto con l'orecchio storto mi dici che è un gatto oppure no, non c'è scritta questa informazione nello strumento, c'è la capacità di riconoscerla, e quella capacità è una forma di intelligenza. Perché viene identificato, secondo me, ed è questo, secondo me bisogna approfondire veramente cosa è intelligenza artificiale. Tu hai già approfondito, ma se ne può parlare ancora, probabilmente ci rincontreremo, ti rinvitiamo. Invitiamo quando migliorerà Midjourney. No, inviteremo anche altri colleghi. Farà il video lui. Sentiremo anche altri colleghi per sentire cosa pensano anche loro. Chi l'ha provata? Però la questione fondamentale che tu hai detto, ripetuto, e comunque è che non è uno strumento, perché quando nomini il tornio, Fabio, no? C'è sempre qualcuno che utilizza il tornio, perché c'è un operaio molto bravo, anzi più sono bravi sul tornio, più lavorano, perché comunque è uno strumento che deve essere utilizzato bene. In questo caso non c'è l'operaio.
il Midjourney è l'operaio, è il tornio contemporaneamente. Il tornio contemporaneamente. Eh sì, è questo. Sì, sì, no, è quello che... Sì, sì. Quindi non c'è una sostituzione in quel senso, cioè proprio non ci sei più. Cioè l'operaio in sé non esiste in questo caso. Nel nostro mestiere, noi come illustratori, come... non esistiamo più. Inizialmente servirà sicuramente, ci sarà sicuramente una figura di che potrà scegliere delle immagini all'inizio, ma l'intelligenza artificiale arriverà anche a avere una preparazione, una competenza che non dico che supererà, ma forse anche sì, supererà o sarà equiparata a quella di uno però che sceglie le immagini. Una proposta, voglio questa, come si fa in agenzia, o questo o niente. E no, sceglierà il committente perché io pago e scelgo, perché questa adesso è la logica che succede, no? Io sto pagando, io do i soldi, voglio questa cosa qua, e scelgo io perché ti sto pagando. E questa è la logica con cui comunque questi programmi sono stati creati. Sì, esatto, è quello lì. Che c'è uno che sforna frasi 10 al giorno, ci hanno 50 immagini al giorno e poi scelgono sul sviluppo finale. Sicuramente nasceranno figure specifiche che riescono a trovare trucchi per poter indirizzare più oculatamente il risultato finale e alcuni che lavoreranno in post-produzione, tra virgolette. Però è sempre una parte di nicchia di quello che si faceva prima. Se ci limitiamo all'illustrazione, diciamo così. No, infatti diventeremo correttori di bozze. Fondamentalmente noi saremmo lì a correggere i difetti che l'illustratore, in questo caso, l'illustratore artificiale, intelligenza artificiale, realizza delle illustrazioni che fondamentalmente hanno delle sbavature, come per spiegarlo a chi fa fumetti, come si faceva una volta. Se uno fa c'è un difetto nella tavola, andrà il correttore di bozze col bianchetto, sistemerà questa cosa qua e andrà bene in stampa. O ripulisce la tavola o sgomma le tavole. Cioè siamo qui a ma quella cosa lì. Io non vedo tutta questa eccitazione, tutta questa gioia in questa nuova tecnologia. Non posso averla. Infatti, a Daniele... Volevo applicare un ragionamento. Io non vedo comunque una morte della creatività. Daniele, quando tu dovrai correggere l'italiano di un testo che ha elaborato una macchina, potremmo dire, perché questo, cioè non è, tu ti stai fissando sul disegno, ma è proprio, uno deve fare un attimo così, estendere un po' di più questo ragionamento su tutto quello che è, dove ci sta l'elaborazione del cervello umano che muove le cose e poi dice scegliere, cioè è questo, è in questo caso è l'illustratore e chi disegna, che è una parte creativa. Poi c'è la parte della scrittura e quella è un'altra cosa, cioè è questo il ragionamento per me dal punto di vista etico che è sbagliato. Poi giustamente tu non sai disegnare, arriva questa macchina felice, non devi più neanche impazzire per cercarti un disegnatore con cui fare un progetto, perché non è che il creativo è solamente il disegnatore. Quando si fa un fumetto, si crea un libro illustrato, è un lavoro di team, è il lavoro di due creativi. E va bene, però stiamo ipotizzando, lo settorializza molto. Ma poi avremo la possibilità di avere nelle prossime programmazioni un'intelligenza artificiale che prenderà il posto di Daniele e farà domande molto più... No, scherzo, dai. ma voi questo film lo conoscete, sì? No, io Daniele no, lo conosco. Vuole fare spamming nella chat. No, è stato uno studente dei miei corsi di fumetti, infatti dovevo ucciderlo allora, quando era giovane. E poi c'è servito, perché comunque le domande adesso, scherzi a parte, di Daniele si scherza, ma scherzi a parte, nel senso lui fondamentalmente ha fatto tante di quelle domande che solitamente ha l'approccio che hanno avuto tante persone legate a questo programma, a questo intelligenza artificiale, perché il discorso è quello che abbiamo detto e ridetto, cioè la convinzione è che sia uno strumento per cui si adatta a noi, noi possiamo utilizzarlo, lui poi farà quello che vogliamo noi, sistemerà le cose come le immaginiamo, come se l'idea è quella che metto il caschino in testa, penso una cosa e si materializza. Il caschino sì c'è, però ce l'ha l'intelligenza artificiale, non tu. Questa cosa qui è importante, cioè lo studio dell'intelligenza artificiale non è fatta perché tu quello che pensi si realizzi, quello sarà tutto un altro studio, immagino. Questa cosa qui è replicare, cercare di replicare l'intelligenza umana
alla base della ricerca di intelligenza artificiale. Assolutamente, sì. Questo è il fine. Proprio, il fine senza, cioè, se senza allora, ma. Voi, allora, ora non si è chiaramente discusso, ma nelle domande la connessione è sottesa. E qual è la connessione? Testo e risultato finale dell'immagine. Cioè, non solo tu stai dicendo alla macchina, dato un testo che devi capire cosa devi fare per ottenere il risultato finale, ma stai facendo anche il contrario, che dato un'immagine puoi tirare fuori una frase a senso compiuto che descrive quell'immagine. Quindi stai un doppio addestramento stiamo facendo. Cioè, nel senso, quindi vuol dire che poi tu alla fine puoi fare un generatore di soggetti in senso compiuto, che sai già che l'impatto sarà di alto livello perché l'hai già addestrato, sai già che una frase articolata in una certa maniera ti produce un'immagine di una certa complessità, senza entrare nel merito arte, non arte, eccetera. Fa un'immagine di una certa complessità ed impatto. Ok. Però vuol dire anche il viceversa. Fammi un libro illustrato di poesie. E quello te li crea già perché magari c'ha un miliardo di esempi, di testi e di immagini che ha già addestrato, gli dai le poesie, guarda, ogni frammento di poesia mi crea un'immagine, cosa crea perfettamente attinente alla poesia, magari gli fa anche una libera interpretazione, no? Nel senso, questo è sicuramente si arriverà, ok? Sarà importante, non sarà importante, ma sicuramente va a minare certi tipi di professioni. È vero che nasceranno anche tante altre, ma sai, cioè, lì chiaramente c'è sempre è il transitorio il problema. Quando si introduce una tecnologia c'è una fase in cui c'è un sacco di gente che ci rimette. Finché non nascono nuove professioni che da quella nuova tecnologia, c'è chi perde, ovviamente. Quando è nata la macchina a vapore e la macchina, chi aveva i cavalli, è stato fregato. Quando sono passate la generazione dei cavalli, hanno prodotto le macchine. Ma magari in quei 20 anni è un problema, però. Cioè, quindi anche su queste cose sicuramente nasceranno nuove figure professionali, tecnologiche, anche artistiche. C'è la capacità di usare in maniera sofisticata sui prodotti, però è sempre l'elemento di intervento umano è sempre più piccolo sul quadro complessivo. Ma io dico proprio a livello di intelligenza, cioè di utilizzo dell'intelligenza è più piccolo. È quello sì, certo, sì, no, per intervento intendo quello, nel senso non diventa usare i trucchi per ottenere, fare meno tentativi anche sulle immagini. Che no, Daniele, sei un caso risolvibile, abbiamo no, già no. spiegato mille volte, ripeteremo le stesse cose. Da aggiungere. No. lui vorrebbe modificarlo come vuole. Non lo puoi fare, perché comunque allora, è come se ti stai rivolgendo a una persona, quindi ma ti perché farà... l'intelligenza artificiale, che è più intelligente di Daniele, dovrebbe utilizzare, farsi sfruttare da Daniele? No, è il contrario. Per ora. No, forza, allora Daniele, io vorrei allora, un attimo rispondere dire... scusami, a no, Dad. No, su questa cosa del campo grafico darà grossi problemi. Ah, ai grafici, allora, ai post-produttori forse no. Poi dal punto di vista grafico, se si parla di bellezza grafica compositiva, forse è più bravo e più senso estetico questo perché prende il top di gamma degli illustratori più bravi e delle illustrazioni più belle, quindi sicuramente sarà più bravo di quasi qualsiasi, cioè di molti umani, di molti disegnatori che non hanno tante volte il gusto estetico, sanno disegnare ma non hanno il gusto estetico, quindi sarà, ecco, cioè, grazie Fabiano, e tu puoi vedere il senso estetico ce l'ha. Tante volte appunto invece molti disegnatori non ce la fanno perché non hanno la capacità tecnica, non hanno un altro stile, hanno un'altra sensibilità. E qui è come se tu ti rivolgi a più illustratori contemporaneamente, gli metti quelle parole e loro ti fanno vari trattamenti grafici. Per questo ti dico che è impossibile, a mio parere. Guarda che bellezza. Cioè hanno... cioè come se uno sta facendo il brief, sta passando la commissione a vari illustratori e questi gli fanno le loro proposte e il loro coso di trattamento, quindi Daniele non è neanche, non c'è neanche il collegamento della... c'è molta offerta che un illustratore giustamente ti fa la sua interpretazione con il proprio stile, quindi è veramente terribile per me, è magnifico per chi non ha le competenze e dici cavolo guarda che bellezza, per chi... Ma per uno che fa questo mestiere è terribile.
Infatti, siamo arrivati quasi. No, siamo arrivati quasi alla chiusura, poi dico due cose divertenti, giusto per rompere le balle alla gente. Ma tu, Claudio, ti rinviteremo nuovamente e vorrei anche poi invitare altri colleghi pian piano, fare quasi una programmazione. Ci rivediamo, ne parliamo ancora perché questa cosa sta evolvendo e la seguiamo anche in maniera attenta. Mi chiedo solo due cose. Allora, immagino James Cameron abbia già visto questa cosa, è andato inviati nel tempo, è tornato indietro, ha detto: ah, faccio Terminator così approfitto, guadagno un po' prima che arrivi lei. Però immagino un Terminator oggi, se io dovessi tornare indietro per salvare il mondo da ogni giorno, dovrei uccidere i miei colleghi. Quelli che stanno tutti quelli che stanno usando giocando, Andrei, dovrei andare un Terminator per ucciderli tutti mentre stanno giocando, si girano, c'è Schwarzenegger dietro con l'occhio rosso e gli spara in testa, no? E così potremmo salvare, esplode il computer appena scaricano l'app di Midjourney, esplode il computer con loro. Oh, guarda, io sono informatico, attento a Midjourney tu e a Dolly. No, questo che ci hai fatto vedere, chi è? Midjourney o Dolly? No, allora, a me quello che... Dolly, allora, è bellissimo. Io, dal punto di vista scientifico, perché immagino, no, essendo un informatico, una persona che lavora comunque in quell'ambito lì, di intelligenza artificiale, queste scoperte qua sono sensazionali e ti gasi tantissimo, e lo capisco dal punto di vista professionale loro. Dal nostro punto di vista professionale, continuerò a non capire il perché tanti disegnatori, tanti professionisti si approcciano a questa cosa qua e non si rendono conto che domani non avranno più quel lavoro che fanno ora, cioè non saranno più... Dovranno utili. Cambiare mestiere. Cambieranno mestiere, già danno difficoltà a cambiare da un albo all'altro. Immagino cambiare proprio mestiere, perché riescono tutti a fare quelle illustrazioni lì, diciamocelo, cioè è abbastanza semplice farle, chi ha competenze e chi no, però l'intelligenza artificiale ci mette una pezza che da qui ti cambia proprio la vita. Per quello dico, mi fa strano, sarebbe ora di cominciare a ragionare che in questo senso l'abbiamo, ormai l'avete addestrato, ve lo dico, l'avete addestrato, è bravo, è capace. Ho chiesto anche a Claudio se era possibile isolarsi da questa cosa, cioè io non faccio vedere le mie immagini a Midjourney, me le tengo per me, non arriverà mai al mio stile, al mio modo di dire. No, non ne frega niente, lo farà le cose sue, le supererà. Con le migliori di varianti che usciranno, esatto. Ci sarà qualcosa in stile Fabiano Ambo. Lì diventerà uno zerbino comunque. Artificiale, sì. È statistica quella. Quindi, quindi che dobbiamo fare, Claudio? E quindi niente, la cosa migliore da fare è regolamentare. Allora, io l'ho scritto nel post, però su Facebook. Secondo me i più colpiti saranno quelli di basso profilo tecnico e culturale nell'ambito artistico, cioè i puri artigianati dell'illustrazione o del fumetto, quelli che vivono solo sul fumetto seriale, saranno quelli più toccati, ovviamente. Ma questo è un dato è una banalità quello che sto dicendo. Faccio sempre un esempio: sono ancora autori di fumetti che confondono il fumetto seriale con la commissione. Io ti dico: fammi una commissione, ok? E se tu non capisci che è quella che ti devi esprimere, e non, cioè, io capisco che professionalmente uno nel fumetto seriale o magari un illustratore di un'azienda dà tutto perché quello è il suo lavoro, però poi tu ti lamenti che non sei libero, ti si dà l'opportunità di esserlo e no, per me la commission è meno importante. Allora non mi dire che sei artista, non sei un artista. Sei un artigianato che può essere più o meno evoluto. E tu stai dicendo un tecnico. Ma io so, tu dici quelli che non fanno sperimentazione, comunque si adattano, stanno lì su una esatto, quindi stile. Stai perdendo quel poco che avevi. Questi sono quelli più soggetti a questi strumenti. Cioè, c'è poco da fare. Poi possiamo fare una puntata sul concetto di arte, posso dire la mia idea, diciamo. Però è questo importante. Cioè, l'elemento personale, di coerenza, di unicità di quello che fai, tu lo devi garantire, sia che sia legato su qualcosa di, tra virgolette, seriale o tuo, lo devi fare. Se non lo fai, è chiaro che sei soggetto a questi strumenti. Adesso, anche se sono stupidi, non hanno coscienza, quindi tu sai produrre un qualcosa in un giorno di altrettanto d'impatto rispetto a un possibile committente? No, ti taglieranno il terreno.
ma non perché sono cattivi, perché c'è gente che vuole fare soldi, semplicemente. Tu gli costi di più e vieni messo a margine. Quindi se non tu non ti evolvi, come ho scritto sul post, per migliorare tecnicamente a livello di originalità, eccetera, perché anche la creatività è una forma di apprendimento. Cioè, nel senso, non ci nascondiamo di un libro. Bisogna allenare il cervello. Cioè, lo insegniamo giorni. Io faccio sempre un esempio. Io scrivevo poco, anche se ho scritto in passato, ma quando dovevo scrivere delle lettere, i primi giorni, non parlare di mille giorni, i primi giorni una fatica immane, dopo 2 o 3 settimane li scrivevi in un attimo. Perché? Perché ciò ve la prende, anche sulla creatività prende. Cioè, certo. La creatività non è una cosa che viene lo Spirito Santo, te la dà, lì vabbè, si può fare i discorsi di un certo tipo, però che te la dà, là tu ce l'hai, una macchina non ce l'ha. No, cioè tu hai una predisposizione in nascita per fare qualcosa, ma poi è l'esperienza e il lavoro che fa, che va a coltivare. Cioè la predisposizione è un terreno da coltivare. Uno non nasce che sa suonare il pianoforte o che sa parlare, deve imparare a parlare. C'è una predisposizione per parlare, in quel caso c'è un'area del cervello specifica, ma è un terreno che devi coltivare. Se credi che se tu ragioni, creatività è un qualcosa che ti viene dato, che c'hai tu e non c'ha un altro, no, stai sbagliando di grosso. Cioè è proprio un errore reale, e molta gente nei primi post che sono usciti su Medium si attaccavano a questi concetti. Ah, ma io sono creativo, ma quello non è creativo, ma io sono cosciente, quello non è cosciente. Sono cose irrilevanti. Oltre che non voglio entrare nel merito, perché l'attività è una condizione necessaria, ma ho detto che sia sufficiente, anzi non lo è per un'opera. C'è chi dice che in realtà l'opera non è l'idea, ovviamente, ma è come la si realizza. Sì. Quello è il discorso. È sempre così. E anche il messaggio che c'è dietro. Sono sempre le stesse le idee, ma come la fai tu non la fa un altro. Cioè, questa è l'importanza. Che sta banalizzando, perché sono chiaramente discorsi, no, il discorsi da secoli e complessi, però li devi fare come li fai sulle persone, devi fare anche su queste cose. Non è che fai finta perché un termine è ambiguo, allora lo usi per proteggerti e non affrontare l'argomento, quello che fa la macchina. Cioè, se tu mi definisci cosa intendi tu come persona, essere creativi, vediamo se questi elementi ci sono sulla macchina o no. E viceversa, anche per dire che una macchina è stupida. Nel senso, questo programma qui è di quelli assolutamente, fra virgolette, stupidi, perché è incosciente di quello che fa, no? Nel senso, è una macchina evoluta, che è una forma sicuramente di intelligenza per poter fare alcune cose, ma è completamente morta. Certo. Nel senso, quindi questa è la cosa indubbia, non è c'è molto da discutere, no? Nel senso, anche sapete che c'è uscito un programma di riconoscimento, o meglio, di interazione verbale di Google, in cui uno degli autori è stato licenziato perché diceva la mia macchina è diventata senziente. Google ha detto non è affatto vero, sta di fatto è stato allontanato. Ora però Lambda. Google l'ha messa in una specie di beta pubblica, questo software, per farlo interagire con persone, per farlo crescere. Nel senso, quindi, se, ecco, quello che bisogna diffidare è le cose gratis. Se ti danno le cose gratis devi stare attento, perché c'è sempre un fine sotto che non vedi in quel momento, ma e io credo comunque che sia molto più creativo che si pone dubbi nel momento che appaiono, certo, perché è uno che comunque ragiona sulle cose. Il vero creativo ragiona sulle cose, non esiste il creativo. Si è fatto il complimento da solo, Fabiano. No, sai quanta gente l'ha fatto incavolare questa frase? No, allora c'è una leggenda che nasce dal romanticismo, no? Che il creativo è quello che guarda la luna e c'ha l'ispirazione. La cretinata, la creazione è un processo del cervello. Cioè, i compositori compongono non provando, strimpellando al pianoforte, cioè nei film. Ah, ti ho fatto tutto nel film, tutto a colori. No. Cioè, c'è un foglio bianco e scrivi. Cioè, scrivi la partitura. Chi disegna non è che devi guardarsi in fondo le immagini. No, l'immagine parte dalla testa. Cioè, se tu... deve divorare immagini. Ti dicono che, soprattutto quelli più... più virtuosi in qualche maniera, ti dicono che tutto quanto c'hanno già in testa. La fase finale è una fase di mettiamolo su carta, mettiamolo sulla scultura, eccetera, perché c'è un ragionamento che non è detto che sia del tutto cosciente, no, ma sicuramente è un qualcosa che avviene prima della fase pratica, ok? Cioè l'improvvisazione è un concetto abbastanza sopravvalutato, no?
Dovrebbero creare il caschetto che mette visivamente le immagini dal cervello. Eh Quella roba lì sì, avevo dovrebbero fatto, inventare. sì. Lo sterminio delle zanzare, che sarebbe un'altra cosa positiva. Fare il Ah, dove è scritto? teletrasporto, Dove... invece di rompere le balle con l'illustrazione e romperci. Non possono inventare queste cose qui. Ma Ammazza quello non ti zanzare. rende, capito? Ma sicuramente ci penseranno. Cioè, ora stanno usando sistemi di digitalizzazione. Sapete ora il discorso della corsa alla fusione nucleare, no? Uno dei problemi della Basta. fusione nucleare è stabilizzare il nucleo che potrebbe produrre l'energia. Ora, c'è Google, ha creato algoritmi di intelligenza artificiale per stabilizzare meglio il nucleo. Perché le dinamiche di controllo per mantenere questo processo di fusione in maniera controllata sono talmente complesse che l'uomo non ci riesce. E hanno addestrato un'intelligenza artificiale per far questo. Cioè, e l'uomo non è in grado. Cioè, non te fai tante storie. Non è quello non è creativo, non è questione di creativo, sei tu che lui lo sa fare, tu no. Cioè, non è che è più veloce di te, no, tu proprio non lo sai fare. Cioè, questo è il discorso di... Cioè, non è una questione di... Diceva, è più veloce perché calcola, perché è automatico. No, no. Però ti gestisce 1.000 variabili differenti, tu ne gestisci tre. Già mi Proprio vedo un fuori dalla tua esercito di portata. androidi che guardano Terminator alla televisione Sì, ridendo, capito? sì. E ridono, ah, guarda che idioti! Gli hanno anche detto. Madonna mia, miseria. Sì, guarda che scemi, ci stanno addestrando, Si toccano così, guardali, No, allora, guardali. Dai. poi per carità, in futuro, chi lo sa, magari scopre qualche meccanismo del cervello che attualmente non può essere implementato in una macchina di Turing, e allora c'è un escamotage. Però questo non vuol dire che non ci sono persone più stupide delle macchine. Cioè, o di animali, quello sì, quelli sono già tanti No, tu come mi hai dati. detto una cosa, diciamo, poi veramente poi ti faccio mandare a dormire. Sì. Tu mi hai detto una cosa che non abbiamo detto oggi, nel senso che tutto ciò che il cervello realizza viene reso matematico, viene creata una formula, no? Ok, Quindi. no, quello che ho detto è questo. Uno dei fini dell'intelligenza artificiale, che è uno dei quesiti che era stato già posto all'epoca di Turing, quindi negli anni 30, è se il cervello è cosiddetto Turing calcolabile. È chiaramente un'iperbole, no? Non dire Turing calcolabile. In realtà la frase una funzione calcolabile, funzione matematica, calcolabile è Turing calcolabile. Cosa vuol dire? Se io la calcolo una funzione matematica, vuol dire che posso scrivere un software che fa la stessa cosa. Uno può dire, vabbè, che problema c'è? Filosoficamente parlando, e scientificamente parlando, è una cosa importante, perché cos'è il concetto di calcolare? Prendere un qualcosa, fare un'elaborazione di qualche tipo, ottenere un risultato. Questo è equivalente a scrivere un programma per la macchina di Turing che fa la stessa cosa. Quindi se io riesco a definire una funzione che fa l'uomo, che in qualche maniera è formalizzabile in step di qualche tipo, okay, in cui li posso riprodurre, perché esempio, insegno la prospettiva, insegno le regole dell'abbinamento dei colori, insegno magari la composizione della figura umana, eccetera. In qualche maniera formalizzo questa cosa. Allora, più io riesco a dividere il problema e formalizzarlo, più è facile scrivere un programma che fa la stessa cosa. Quindi Quindi hai fatto una riesco a... Sto prolungazione. banalizzando, ovviamente, però è così che succede. Però al telefono abbiamo fatto una provocazione tu, che lì mi ha fatto, ho detto, se riuscissero a formalizzare la coscienza, cioè trovassero una formula per definire cos'è la coscienza o un sentimento o un'emozione, fondamentalmente una macchina potrebbe replicarla perché esiste una Assolutamente, formula. ci fosse una funzione, sì. Allora c'è. Oh, no, in realtà, chiaramente, visto che fai questa richiesta, bisogna anche definire anche alcune specificità, diciamo. Allora, su certi problemi fisici non è possibile definire una funzione che vuoi scrivere. Questo si sa già. Come si sa che ci sono delle classi di problemi che non sono Turing calcolabili, cioè non puoi scrivere la funzione per la quale puoi fare un algoritmo sulla macchina di Turing. Però in tutti questi casi, quando non riesci a fare una macchina di Turing che calcola quella funzione, in genere non lo fa nemmeno l'uomo. Nel senso, quindi allora, com'è che si risolvono queste cose? Si cerca di trovare delle limitazioni per trovare un contesto in cui riesci a risolvere. Si fa sempre un esempio, ripeto, sto introducendo degli errori in qualche modo, però per capirci. C'è un teorema, si chiama teorema della fermata, che dice: si può scrivere un programma al computer che prende in input qualunque tipo di programma di un altro computer e
e il programma iniziale che si prende il passo computer può dire, ma quel programma termina o no? Allora, c'è un teorema che dice che questo non è possibile, non è tuning calcolabile. Cosa vuol dire questo, qualunque programma? Perché quando si fa un teorema e si dà un principio generale, se è solo un'eccezione non è un principio generale. Si fa sempre l'esempio, è uno dei motivi per il quale non si può scrivere un antivirus che funzioni con qualunque virus esistente. Però puoi scrivere antivirus che sono abbastanza efficienti. Cioè io circoscrivo il contesto più generale possibile per poter fare un qualcosa di efficace, ma in maniera un po' più limitata. Okay? Il fatto che una cosa non si possa fare, in principio, non vuol dire che parzialmente riesci a farla bene. Chiaro? Quindi vuol dire, non sarà mai un'equazione della coscienza, anzi non ci sarà, perché è un sistema complesso fisico, sicuramente non sarà possibile. Ma magari sotto certe circostanze lo potrei fare, ma poi senza dover adesso banalizzare ancora, quando ci sono dei traumi al cervello gravi, cioè la persona perde la coscienza, la capacità magari di elaborare alcune parole, alcuni fonemi, alcuni articoli, cioè vedi che si perdono alcune funzionalità basiche, come ad esempio la capacità di definire la sintassi in una frase, come se si fosse rotto un meccanismo specifico, puntuale sul cervello. Quindi vuol dire che il cervello, in qualche maniera, dividendo tutte le nostre chiaramente esperienze che abbiamo in sottoreti specifiche che si addestrano, riesce a far fare un qualcosa di simile. Non è detto, come siamo già detti al telefono, in principio questa cosa non è risolta e probabilmente non si risolverà nei prossimi anni, e per fortuna probabilmente. Però il dubbio rimane. Cioè, perché se io prima giocare a scacchi lo poteva fare solo l'uomo, ora l'uomo è il peggiore dei giocatori di scacchi rispetto a qualunque macchina. A Go, che non abbiamo citato, era magari... Ah, è vero, invece Go, la Black infatti, Box. La Black Box. Che è stata vietata. Molto più complesso degli scacchi, perché l'intuizione è molto più importante. Il computer ha imparato in tempi brevissimi, ha giocato milioni di partite contro se stesso ed è praticamente imbattibile da qualunque apparato umano. E fino all'altro ieri era impossibile che un computer battesse a Go in una sfida internazionale. Cioè, se poi un giorno sarà questo, capire in maniera perfetta il linguaggio, tradurre in maniera istantanea in qualunque lingua, immaginare situazioni in quel momento non predicibili, quindi riesci a elaborare anche elementi del futuro, riesci a fare 100 cose e inizi a metterle assieme su un'unica macchina. Alcuni pensano, credono, ma chiaramente non è dimostrato, che se il livello di complessità supera una certa soglia, la coscienza scaturisce da sé. Perché o credi che la coscienza è qualcosa che ti dà qualcosa di esterno, di mistico, o è un risultato ad alto livello del cervello. Quindi è per questo che alcuni animali ce l'hanno e altri no. Che probabilmente ci vuole un livello di complessità che non tutti gli esseri viventi hanno. Okay. Però se è un problema di complessità, state tranquilli che i cervelli artificiali prima o poi ci arrivano. Cioè solo questione di tempo. Cioè non tantissimo, poi diciamo. No, perché la cosa sta crescendo a ritmi incredibili. E poi ci sono interessi per cui esatto, infatti prima non si poteva fare per la questione dei big data e i calcolatori, prima anche se lo volevi ottenevi risultati mediocri, adesso no, perché c'hai elevazioni di potenze di calcolo mostruose che prima non c'avevi. Cioè, quindi black box ne parleremo la prossima volta, perché quella cosa lì è interessante. Sì, quella è importante, la questione etica fondamentale, etica, che si sta iniziando ad affrontare, ma che ancora è abbastanza... Ed è fondamentale quella parte lì. La parte della black box delle intelligenze artificiali è forse più importante dei discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Sì. Perché impatta sulla vita quotidiana, quella basica, non quella che vorremmo noi ideale. Artistica o chissà che cosa, ma praticamente ormai... riguarda no, chi sembra, mangia. Sembra fare lo spoiler, dillo a due secondi se riesci. Sì, la black box è quei sistemi di intelligenza subito con reti neurali. La rete finale che è addestrata è una scatola nera, cioè arriva un input di richiesta e dà un risultato, ma quello che fa all'interno non è predicibile, non sai cosa fa, perché
la rappresentazione che c'è dell'informazione, dell'elaborazione e quindi l'intelligenza ha una rappresentazione completamente non intelligibile rispetto a quello che arriva in input e quello che dà in uscita. Ma così anche il cervello, cioè il cervello va a mappare, ad esempio, la topologia del corpo attraverso una rete di neuroni che tu, a seconda di come si attivano, sai che in questa zona qui c'è il dito, qui c'è il braccio, sapete l'ovunque quello che viene rappresentato nella corteccia del cervello, no? Perché, ma non è che c'è in un punto in cui c'è un'unghia, esistono una caterva di neuroni che funzionalmente vanno a gestire quella parte del corpo e complessivamente è il risultato finale. Quindi se tu vai a cercare il gatto nella rete neurale che conosce i gatti, non trovi il gatto dentro, trovi semplicemente dei neuroni con un valore di soglia, un numero, e dei collegamenti che sono altri numeri, di 0-1 in genere, cose di questo tipo. E mica trovi il gatto. Quindi se c'è un problema, che quel sistema che deve gestire la navigazione autonoma di un'automobile e investe uno e gli fa male, e l'assicurazione ti va a dire no, deve pagare la casa produttrice del software, e tu dici mi devi dimostrare che c'è un errore nel software. Vai a dimostrarlo. Tu puoi dire solo è successo, ma magari è un caso limite. Dice, e l'ente predisposto ti dice devi correggere il software, però non posso correggere il software. L'efficienza va a abbracciare 9.000 casi su 10.000, cioè 9.999 casi su 10.000, quello è capitato, quel caso lì, io non posso rifare un sistema nuovo per andare a prendere un solo caso. Quindi io non ti posso correggere, perché non so neanche individuare dove è il problema. Cioè, esatto. Dovresti rifare un'altra rete tenendo conto di quel caso specifico. Però nel caso puntuale, che qualcuno deve pagare, il poveraccio è stato investito, chi paga? Chi vende la macchina? Chi vende il software? Questo è un problema, e non è stato ancora deciso. In Italia manco per l'anticamera. Cioè, in Italia ancora abbiamo messo le assicurazioni ai monopattini. Finché non muore qualche ministro, i monopattini non si farà l'assicurazione sui monopattini. Speriamo che sia. Prendiamo i concetti di etica, non parliamo di quale ministro vorremmo che si spiaccicasse. Quello aspettiamo le elezioni per dirlo. Dopo il 25. Beh, due io li saprei già, ma nel senso non. Allora, comunque, grazie Claudio, veramente. Grazie Claudio. Penso che tutti abbiano. Tutti a Daniele. Abbiamo delle idee un pochino più chiare, nel senso, e poi approfondiremo ancora, chi non l'avesse vista può rivederla anche questi giorni, e abbiamo iniziato così nel nostro nuovo girone infernale di Itcomics Channel. Dai, allora salutiamo tutti, grazie ancora. Ciao. Grazie a voi. Buona nottata, mi raccomando, e continuate a farli fagocitare illustrazione con la maledetta macchina, così diventerà sempre più grassa. Mi sa che ci dovremmo giocare pure noi fra poco. E intanto io mando Steve McQueen, che è molto più. Ciao Andrea. Ciao Daniele. Buonanotte. Per ora. Ciao Daniele. Buonanotte a tutti. E mi raccomando, sognate il Terminator che vi viene a uccidere. Ciao, notte. Ciao.